Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come fare se il nostro telecomando della Wii non risponde correttamente ai comandi. Per prima cosa, togliamo la batteria e svitiamo tutte le viti in modo da avere accesso all'interno del telecomando. Ora che abbiamo smontato totalmente il telecomando, ci muniamo di uno spazzolino e dell'alcol e andiamo a pulire praticamente tutti i contatti che ci sono sul retro della scheda di comando, appunto, in modo da ripristinare i contatti elettrici che vanno in corrispondenza dei tasti, delle frecce direzionali, strofinando per bene con lo spazzolino senza paura. Così facendo andremo a ripristinare i contatti, appunto. Smontiamo anche tutti i componenti e diamo una bella pulita, che non guasta mai. Ovviamente la parte più necessaria sarà quella sui contatti, però se già che ci siamo diamo una pulita a tutto il controller, eviteremo poi successivamente di doverlo magari riaprire e ripetere l'operazione. Ovviamente, una volta passato con l'alcol, dovremo poi far riasciugare il controller prima di utilizzarlo. Come già detto, passiamo in tutti i punti, smontiamo anche i tastini, li puliamo per bene sotto e sopra e li andiamo a rimettere al loro posto. Fatto tutto ciò per bene, possiamo rimontare il controller, rimettendo tutto al suo posto. Ora vi lascio alla fase di rimontaggio e vi saluto al prossimo video.